Sindaco di Pangrazio, è pronta Vezzano per accogliere questa partenza, la partenza di una tappa importante del Giro d'Italia? Sì, siamo pronti, abbiamo organizzato una serie di manifestazioni, ormai sono 20 giorni che Avezzano è in festa e trascorreremo anche questa settimana facendo molte, molte manifestazioni sportive e culturali. Oggi sono in giro, oggi, ieri, sono in giro per le bellezze di Avezzano dei giornalisti di livello nazionale per portare proprio a livello nazionale e anche internazionale le bellezze di Avezzano. Sono stati ai Cunicoli di Claudio, all'Aia dei Musei, al Castello e alle altre bellezze, Piazza San Bartolommeo, la Cattedrale dei Marsi. Hanno praticamente girato un po' tutta la città e tutte le bellezze archeologiche e culturali che questa città può offrire. Siamo prontissimi, speriamo che tutto continui per il meglio e, come piace dire, già una telefonata la farò nei prossimi giorni Per perché consentire un meteo un meteo che clemente. sia una bellissima giornata anche da un punto di vista meteorologico. Sindaco, una tappa del Giro d'Italia come questa, che poi avrà l'arrivo a Napoli, in qualsiasi modo farà vedere Avezzano, sarà un ritorno d'immagine anche a livello turistico importante per questa città. Ma questo abbiamo voluto fare, proprio questo ritorno d'immagine turistico e per migliorare l'economia della nostra città. Noi ci dobbiamo muovere a 360 gradi, aiutando tutti, i giovani perché possono divertirsi, gli adulti perché esercitano attività produttive, perché possono vendere i prodotti della nostra città. E tra i prodotti ci sono appunto le bellezze che devono essere visitate. Quindi venite ad Avezzano, venite a trovarci. L'Avezzano e la Marsica sono delle bellezze naturali che devono essere visitate ed esportate in tutto il mondo. Facciamo un passo indietro. Un anno fa il sindaco di Pangrazio era stato ospite negli studi del capoluogo per parlare di Vito Taccone, per parlare della possibilità, insomma, che ci fosse il Giro d'Italia, che arrivasse proprio qui ad Avezzano. È stata un'onda lunga quella, ci avete lavorato tanto. Abbiamo lavorato, devo dire che in quell'occasione venni con un cittadino di Avezzano, Nazareno Di Matteo, che ci ha molto aiutato in questo bel percorso. Abbiamo avuto l'ok e l'appoggio sicuramente della regione, abbiamo avuto l'ok e l'appoggio di tutte le attività produttive, abbiamo avuto l'appoggio di tutto il contesto sociale della città di Avezzano, ivi compresi i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Lavorare insieme, lavorare in sinergia è stata una cosa positiva che ci verrà protagonisti anche nei prossimi anni, perché a me piace lavorare in squadra e quando più possibile è larga la squadra, non ha lacciuoli che viene Certo. teleguidata, ma è libera di fare delle scelte unitamente ai cittadini. Avezzano va forte, come sta andando forte ormai negli ultimi tempi. E questa è una di quelle manifestazioni che farà ricordare Avezzano per parecchi anni, visto che l'ultimo Giro d'Italia passò qui ad Avezzano 21 anni fa. Quindi sono passati 21 anni, a me sembra ieri, dal 12 maggio sarà di nuovo un giorno da ricordare per i nostri figli e per i nostri, diciamo, Per grandi tutti quelli che cittadini. amano anche questo territorio, perché poi sarà una festa di tutto il territorio. Bellissimo venire ad Avezzano. Lasciamo i nostri telespettatori con un'immagine. Qual è l'immagine più bella di Avezzano in rosa? Io ce l'ho, la mia personale, poi dopo gliela dico, la sua. Ma per me tutta la Già città questo. è bellissima, abbiamo messo questo orsetto Bartolommeo, anche il nome molto bello, molto marsicano, molto colorato, e poi questi ombrellini che Fantastico. fanno veramente bello tutto il corso, tutto Viale Marconi, che con gli alberi e con questa città giardino che è Avezzano la rende ancora più colorata di rosa. E arrederemo poi il municipio, così anche tutti gli altri con delle mongolfiere, gli altri edifici importanti della città. Vi aspettiamo, come ho detto prima,
e sono convinto che nel mondo vedranno Avezzano anche dall'alto, dalle riprese dall'alto, e vedranno certo. le bellezze di questa bella città. E non dimentichiamo la statua di Vito Taccone. Naturalmente, la statua di Vito Taccone è stata la prima parte che abbiamo realizzato insieme all'associazione di Piazza Cavour, e è un emblema che ricorderà il Camoscio d'Abruzzo in tutto il mondo.